difficile da commentare. Cioè, chiedo scusa, voglio dire, sì, da come erano messe le squadre in un certo senso anche la Juventus, sembrava che davvero potessimo vedere tanti gol. Addirittura, forse ne potevano arrivare addirittura degli altri. E sotto questo punto di vista risulta difficile analizzare una partita del genere. Io non so lei come l'ha vista. No, io le dico che, cioè, in generale sicuramente è difficile, come dire, commentare una partita del genere, perché io poche volte mi è capitata, anzi forse è la prima volta che mi capita una situazione del genere. No, una volta col Bari abbiamo vinto 4-3 a Trapani, una partita rocambolesca più o meno come questa. Può succedere, non deve succedere. Io l'ho vista che secondo me la squadra si è espressa molto bene dal punto di vista dello sviluppo della manovra, però ha perso quell'equilibrio che ci serviva e che ci ha contraddistinto nelle passate partite. E io, come ho già detto ai vostri colleghi, se fosse finita 5-3 avrei commentato la partita allo stesso modo, cioè con una gioia diversa per la vittoria, per i tre punti in classifica e per il morale. E purtroppo commentiamo un pareggio che sta di sconfitta, che ci dà un'ammazzata dal punto di vista morale, che ha depresso ancora di più l'ambiente e che purtroppo ci ha dato un solo punto in classifica. Però il mio giudizio sarebbe stato uguale, perché una squadra che vuole diventare grande non può, come dire, permettersi gli errori che abbiamo fatto il primo tempo. Mister, secondo lei la contestazione finale dei tifosi può essere una mazzata definitiva al morale dei calciatori o può essere un monito per ripartire? No, deve essere un monito. Io chiarisco subito il mio pensiero, perché sono abituato a metterci la faccia. Io non sono d'accordo con i tifosi quando hanno detto ai ragazzi, anche a me, venduti, perché questo assolutamente lo escludo. Sul discorso del vergognatevi ci sta, visto che la partita vinta, persa per questa fragilità mentale che abbiamo, per questo atteggiamento che abbiamo palesato negli ultimi 5 minuti, cosa che era già successo con l'Andrea, questo fa male e questo ci sta. Però io, sicuramente per me sarà un monito, dovrà essere anche per la squadra, non mollo di un centimetro, sono abituato, cerco di essere equilibrato nel giudizio, a prescindere dai risultati, non mi sono esaltato prima, non mi deprimo assolutamente adesso. È chiaro che è un pareggio che fa malissimo, non male, però non vedo l'ora che arrivi lunedì per ricominciare a pensare alla partita con Urbo Castelli. Questo è un campionato lungo, difficile, purtroppo abbiamo perso una grande occasione, e soprattutto palesando determinate caratteristiche che dobbiamo assolutamente sistemare, e mi riferisco a questa fragilità mentale che abbiamo. Mister, come si riparte dallo psicologico dopo questa battuta? È una bella legnata, io so solo che devo ripartire con il lavoro, cercare di prendere le cose positive che abbiamo fatto. È chiaro che devo assolutamente debellare queste cose negative che abbiamo evidenziato e che non possiamo assolutamente permetterci se vogliamo diventare una grande squadra. Due settimane fa ci siamo sentiti sempre con la famosa prova di maturità, che ancora non arriva, ma nonostante la squadra sia di qualità, io non so se c'è dentro un malessere particolare, non so, anche voci di mercato e quant'altro che possono minare questo ambiente. Questa è la prima. E la seconda, volevo sapere il presidente che mi ha detto, Mannillo, negli spogliatoi, se ha preso qualche provvedimento o quant'altro. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io, se penso a dover pensare che i calciatori già pensino al mercato, queste cose qua per me è fuori dal mondo. Io sono sempre stato abituato che quando si va in campo bisogna dare tutto, perché sennò si fa brutta figura personalmente come squadra. Quindi da questo punto di vista non credo. E più che altro la chiave di lettura che do è questa fragilità mentale che abbiamo, che è una squadra che non può prendere 2 gol in 5 minuti. Ma soprattutto perché fino al gol del 5-4 avevamo tenuto bene il campo, noi c'erano stati rischi, anzi, avevamo avuto 2 occasioni per fare il 6-3 con il palo di Gomez, anche il tiro che ha parato a terra, eravamo padroni del campo. Abbiamo preso sto gol su una disattenzione su palla inattiva, tra l'altro il primo che prendiamo, e poi, come è successo con l'Andrea, ci siamo spenti, e troppo passivi, e questa è una cosa che noi non possiamo permetterci se vogliamo diventare una grande squadra. Quindi questa è la chiave di lettura che do. Il presidente non l'ho visto, non l'ho sentito, presumibilmente era molto arrabbiato come siamo arrabbiati noi. Qualche provvedimento, qualche ritiro anticipato.
Lo so, adesso valuteremo tutto quello che serve per il bene della squadra, quindi io sono il primo che vado davanti, quindi non è un problema. Vista della squadra rispetto allo scorso anno, diciamo che è cambiata poco meno della metà, nel senso che insomma c'è, non c'è Di Carmine, la Camera e Citai. Eppure l'anno scorso sembrava una squadra sicura dei propri mezzi. Pensi, cioè quest'anno pensa che ci manchi un leader in questa squadra? Guarda, per quanto riguarda l'insicurezza, io l'ho palesata quei 25 minuti con l'Andria e nel finale oggi, al di là degli errori del primo tempo, che come vi ripeto avrei commentato comunque come un dato, diciamo, allarmante per noi. Quindi l'insicurezza l'ho vista in questo. Se poi questa insicurezza è dovuta magari alla mancanza di qualche giocatore, lo vedremo questo. Va bene così? Grazie.